Questa manifestazione, le celebrazioni per il 542esimo della scomparsa di Giorgio Castriota Scanderbeg. È una manifestazione internazionale che si fa anche presso le nostre comunità emigrate negli Stati Uniti e in altre parti del mondo, in Francia e in Germania, oltre che naturalmente in Albania. Il presidente della provincia, Piero La Corazza, è stato di una estrema sensibilità nel sostenere questa iniziativa e il valore etico e morale di queste celebrazioni. Per quale motivo noi abbiamo come comitato celebrazioni di Scanderbeg? Per quale motivo abbiamo privilegiato questa sede? Perché questa, oltre ad essere una sede storica del Palazzo del Governo, è anche la sede, oltre che dalla prefettura, della provincia di Potenza, che ha giurisdizione in base alla legge 482 del 99, ha giurisdizione sulle comunità etnico-linguistiche storiche. E in effetti, da questo punto di vista, possiamo dire che rientra in quest'ottica anche il lavoro di toponomastica bilingue che la provincia di Potenza ha prodotto, ha installato anche nei paesi a Brescia, a Maschito già ci sono, a Ginestra pure, non so, a Barile nei paesi del Sarmento, e quindi però di questo vi parlerà più diffusamente il presidente La Corazza. Questa manifestazione naturalmente è stata preceduta da diversi comunicati stampa, ne hanno parlato i giornali, gli organi di informazione e i blog. Abbiamo un blog che ci segue in maniera molto da vicino, che è Siderurgica TV, che ci sta riprendendo e che trasmetterà tutta la manifestazione online a partire da domani. Quindi per quale motivo siamo qui? Abbiamo detto che la provincia è a competenza per la legge 482 e poi la professoressa Campani dell'Università di Firenze che farà una relazione su Vivaldi per Scanderbeg. Come sapete Antonio Vivaldi, il cosiddetto prete rosso, fra le sue opere ha composto un'opera dedicata proprio a Scanderbeg. Chissà che il fatto che la madre di Vivaldi fosse della provincia di Matera, Calicchio, eccetera, che non abbia avuto, perché allora San Costantino e San Paolo albanese facevano parte dell'udienza di Matera, chissà. Può darsi pure che abbia avuto questa sollecitazione, perché San Costantino e San Paolo hanno una cultura, un orgoglio che ci supera e di cui noi siamo veramente rispettosi e fieri. La professoressa, naturalmente, la professoressa Campani è stata nostra ospite anche nell'edizione dell'anno scorso e ha presentato il libro Immigrazione e culturalità, edita da Milano Unicopli nel 2008 e che poi faremo omaggio al Presidente della Provincia e alle autorità intervenute. Vorrei solo dire, scusare il Governo della Repubblica d'Albania e l'ambasciatore Zef Busciati, che voi sapete, mentre ad Haiti è successo questo terremoto tragico che ci crea anche una legittima commozione e un rispetto, per cui questa sarà una cerimonia sobria con un piccolo intermezzo musicale e poi andiamo avanti con le relazioni ed eventualmente il dibattito. In Albania c'è stata nei giorni scorsi una grande alluvione che io mi sono collegato con ANSA Balcani e ho visto che la situazione è veramente molto tragica anche lì, e ci sono in alcuni punti 2 metri d'acqua, ci sono le case e le auto sott'acqua. Noi ci auguriamo che
con la stessa sensibilità con cui è stato il governo, la regione e le comunità hanno risposto a questa tragica situazione del terremoto ad Haiti, ci sia un ponte anche di solidarietà per l'Albania alluvionata. Ecco per quale motivo l'ambasciatore Sef Busciati è stato richiamato con tutto il corpo diplomatico in Albania e il presidente della Repubblica Albanese, Albania, è occupato con questi gravi problemi. Quindi tutto procede regolarmente, il saluto da parte dei sindaci, sono stati invitati tutti i sindaci da San Costantino a San Paolo, da Maschito a Ginestra a Barile, c'è in rappresentanza del sindaco Mastro Donato di Maschito l'assessore Pasquale Colella che è invitato a venire qui e il sindaco di Ginestra Fabrizio Caputo, giovane sindaco di Ginestra che ci onora della sua amicizia, della sua stima e a cui do subito la parola. A tutti, io ringrazio Donato per averci invitato, per avermi invitato e ringrazio tutti quanti voi anche perché quando si parla di Brescia mi sento sempre a casa, fra amici, sono molti gli amici oggi qui presenti, anche se io purtroppo, Presidente, te lo devo dire, non parlo l'Arbrescia, questo è uno dei temi che magari vorrò affrontare questa mattina, essendo io di madre non italiana purtroppo non ho avuto il piacere di sentire l'Arbrescia in casa mia e quindi come tanti miei concittadini purtroppo non parlo l'Arbrescia, ma sto cercando di impegnarmi e quindi col tempo spero, mi rimane un anno ancora di mandato, spero che di fare il comizio di chiusura in Arbrescia, questo è un obiettivo che mi sto ponendo e Donato potrà aiutarmi in questo. Infatti, a disposizione. Il mio ringraziamento, io faccio poche volte complimenti in genere quando intervengo pubblicamente perché li trovo troppo mielosi, troppo di circostanza, però in questa occasione devo dire che bisogna davvero ringraziare Donato Mazzeo, professore Mazzeo, perché se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, perché sono davvero poche le persone che in Basilicata si occupano di Arbrescia, possiamo contare purtroppo sulle dita di una mano. E Donato ormai sono anni, io mi ricordo l'anno in cui sono nato, nel 77, ho una foto di Donato Mazzeo in un incontro a Ginestra, cioè quindi ormai ti posso confermare che sono almeno 30 anni che Donato si occupa di Arbrescia con la sua rivista, con il suo impegno, con le sue iniziative. Quindi è proprio grazie allo sforzo di poche persone che stiamo ancora mantenendo viva l'attenzione su un problema serio come quello di Brescia. E infatti è proprio di questo che io vorrei parlare oggi, perché questa è un'occasione, certamente per la celebrazione, il 542esimo anno della celebrazione di Skanderbeg, ma è l'occasione per discutere insieme a voi dei problemi dell'estinzione della lingua e della cultura di Brescia in Basilicata. Io parlo di Ginestra, ma credo che il mio problema più o meno possa riguardare anche gli altri comuni, chi più chi meno, certamente nella Val Sarmento, San Paolo e San Costantino, per ragioni geografiche, culturali e religiose, perché lì c'è ancora il rito bizantino, hanno avuto la capacità e l'opportunità di mantenere e di conservare la lingua e la cultura. I comuni del Vulture, Barile, Maschito e Ginestra invece sono molto più in ritardo e probabilmente Ginestra fra i tre comuni è quello che ha più difficoltà a mantenere la lingua, gli usi e i costumi. Noi abbiamo fatto tanto negli ultimi anni. Io, quando sono diventato sindaco nel 2006, ho subito deciso che la tradizione della Brescia, la cultura della Brescia, dovesse essere uno dei punti fermi dell'identità del mio comune e quindi del nostro mandato. Abbiamo fatto tanto, ma mi accorgo che il comune di Ginestra, con le poche risorse che ha, non può assolutamente da sola risolvere il problema dell'estinzione della lingua arbrescia. Noi stimiamo che nei prossimi 20-30 anni a Ginestra non si parlerà assolutamente più l'arbrescia. La mia generazione non lo parla e non lo capisce, la generazione dei miei genitori lo capisce, soltanto i nostri nonni lo parlano fra di loro. Considerato che mio nonno ha 93 anni, questo vi fa capire che, e quindi i nostri nonni hanno mediamente tra la generazione che lo parla, fra i 70 e i 90 anni, purtroppo dobbiamo registrare che fra
fra qualche decennio Ginestra non si parlerà più. Allora, quali rimedi?